Buongiorno, io sono Mauro Principe, sono un chimico teorico e prestato alle scienze della Terra, in effetti lavoro al Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino da diversi decenni e sono socio di questa accademia da circa un anno. Il titolo della mia conferenza è un tantino provocatorio, vedete lì ci sono quattro parole chiave: cristalli, vibrazioni, energie e meccanica quantistica. Sono, da una parte, sono gli argomenti di cui mi occupo da più di 20 anni e dall'altra sono anche parole chiave che troviamo spesso utilizzate nell'ambito delle pseudoscienze. Pensate per esempio alla cristalloterapia, no? Che utilizza la parola cristalli e le vibrazioni dei cristalli e le energie che sarebbero associate ai cristalli, il tutto condito con uno sfondo di meccanica quantistica che viene spesso tirato in ballo quando ci sia da parlare di cose vagamente misteriose. E quindi diciamo, questa conferenza metterà un po' l'accento su questo aspetto, il confronto tra scienza e pseudoscienza, perché credo che sia un ruolo anche che le accademie scientifiche come questa devono giocare, nel cercare un tantino di mettere un argine tra quella che è l'avanzata delle pseudoscienze, che trova ampia diffusione presso il pubblico generale a causa della facilità con cui certi messaggi vengono passati al pubblico. Non richiedono, normalmente i messaggi della pseudoscienza non richiedono uno sforzo cognitivo da parte del lettore e dell'ascoltatore, a differenza di quello che invece avviene con un linguaggio tipo più scientifico. E le pseudoscienze fanno leva su questo aspetto, su questa facilità con cui vengono passate, e ambiscono a porsi al di là di quello che è la scienza, andare oltre rispetto a quello che è la scienza, e anche per questo soddisfano certi bisogni del pubblico generale di sentirsi raccontare certe cose. E diciamo che uno dei punti su cui fanno leva è il fatto che l'ovvietà, se vogliamo, alla base, che la scienza non sarebbe tutto, no? E su questo direi che nessuno abbia nulla da obiettare, no? Su questo punto per cui la scienza non riveste il tutto. Però la scienza dovrebbe perlomeno rivestire il tutto per quanto riguarda l'osservazione della natura, quindi i fatti. Perché i fatti o esistono o non esistono, e nel caso in cui i fatti non esistano non sono interessanti, mentre tutto ciò che è fatto, tutto ciò che è relativo, diciamo, al dominio sperimentale, a ciò che osserviamo nella natura, dovrebbe essere ambito della scienza. Oltre quello non c'è null'altro. Quindi le pseudoscienze da una parte parlano o di fatti che già sono di natura scientifica oppure di qualcosa che non esiste. L'altro aspetto su cui vanno a puntare è che l'interpretazione che danno dei fatti, esistenti oppure anche i non fatti, quelli che non esistono, andrebbero oltre la scienza. Quindi direbbe la pseudoscienza direbbe cose in più rispetto a quello che in realtà dice la scienza. Ecco, il mio punto in questa conferenza è esattamente l'opposto, cioè farò vedere che dietro la pseudoscienza in realtà non c'è nulla, cioè la pseudoscienza si ferma molto prima rispetto a quello che è il discorso scientifico. Ma andiamo con ordine, quindi partiamo prima dalla questione dei cristalli. Allora, i cristalli tutti sappiamo cosa sono, tutti li abbiamo visti in vetrine, in teche, nei negozi, nelle mostre, no? E lì, per esempio, a sinistra vedete l'immagine di un cristallo per antonomasia, un cristallo di diamante, che è carbonio puro, con le sue forme particolari. Adesso questo è un cristallo che è stato anche tagliato dalla mano dell'uomo, quindi assume una forma particolarmente simmetrica e direi anche piacevole. E il problema è che i cristalli non sono solo il diamante o altri cristalli ben formati, non sono solo quelli che si vedono nelle mostre, ma i cristalli sono anche quelli che vediamo invece nell'immagine a destra, dove abbiamo una roccia, che è un granito in questo caso, presente spesso anche nelle nostre case, e questo è un insieme di minerali che normalmente sono minerali cristallini. Quindi abbiamo lì dentro, abbiamo nel granito, abbiamo cristalli di quarzo, di biotite, che sono quei cristalli neri, il plagioclaso, il K-feldspato, sono altri cristalli molto, molto importanti, minerali molto comuni e molto importanti. Però normalmente il pubblico generale non associa la parola cristallo a un oggetto di questo genere, mentre in realtà lo è. E se ci guardiamo intorno, siamo circondati da cristalli, no? Guardiamo le pareti delle nostre case. Se andiamo in montagna a farci una passeggiata, calpestiamo minerali e quindi cristalli in continuazione. Quindi la scienza, diciamo, definisce i cristalli in maniera piuttosto precisa, sa cosa sono. La pseudoscienza si limita normalmente, faccio sempre riferimento all'esempio sulla cristalloterapia, a cristalli invece macroscopici anche ben formati.
E per esempio qui abbiamo il quarzo, no? Che è uno dei cristalli utilizzati, di cui si sente parlare, molto comune, quindi anche con un costo relativamente basso, per cui chiunque se lo può permettere, no? In alto abbiamo un classico cristallo di quelli che troviamo nelle mostre, che ha una certa simmetria riconoscibile, quindi questo, diciamo, lo rende cristallo agli occhi del profano, ma la pseudoscienza si ferma lì. Ok, abbiamo il quarzo e non si dice altro. Il quarzo è un cristallo. La scienza dice qualcosa di più, beh, innanzitutto gli dà una formula chimica, vedete lì c'è scritto quarzo SiO2, cioè il quarzo è una delle forme della silice, composto da silicio e ossigeno, ha una simmetria sua che poi, come vedremo, è dipendente dal fatto che gli atomi di silicio e di ossigeno nella struttura sono organizzati in un certo modo, e in un certo modo piuttosto simmetrico, e questo darà poi una morfologia simmetrica al cristallo macroscopico. E questa simmetria può essere descritta in termini scientifici, in termini matematici precisi, per cui per esempio a destra, a sinistra in basso abbiamo una immagine di questa morfologia che riproduce meglio quello che è l'immagine del cristallo reale, no? Quindi quella è un'immagine che è stata ottenuta utilizzando la matematica, no? Quindi studiando la simmetria con tecnologie matematiche, con linguaggio matematico, costruendo delle forme, sono degli insiemi di facce del cristallo equivalenti per simmetria, e l'insieme di forme a sua volta va a riprodurre quello che è l'habitus cristallino. Quindi già rispetto all'approccio pseudoscientifico, che come dicevo si ferma a dare un nome al cristallo, l'approccio scientifico invece va a dargli una formula chimica e va a dargli anche una morfologia che è in grado di trattare in maniera matematica. Dopodiché sulla destra avete anche l'immagine della struttura del quadro, della struttura interna. Noi siamo in grado di andare a vedere dentro il cristallo con delle tecniche, si chiamano tecniche di diffrazione raggi X, che sono delle tecniche, diciamo, alla base di quella disciplina che si chiama cristallografia, e ci fa vedere dove sono messi gli atomi. Quindi, per esempio, in quel disegno della struttura abbiamo gli atomi di ossigeno che sono indicati in rosso e il silicio che va a occupare l'interno di quelli che sono disegnati in blu, che sono dei tetraedri di coordinazione, l'immagine con cui normalmente vengono rappresentate le strutture cristalline. Per semplificare, l'immagine della struttura medesima è fatta con i poliedri di coordinazione, quindi abbiamo un atomo di silicio, un ione silicio se si vuole, coordinato da quattro ossigeni, e questi formano nell'insieme un tetraedro, e questi tetraedri sono collegati tra loro tramite i vertici e formano quella struttura che vediamo. Quindi, oltre a vedere la chimica, a vedere la forma macroscopica, vediamo anche qual è la struttura interna del cristallo. E qui abbiamo un altro esempio, abbiamo un diossido, un pirosseno, quindi un silicato con calcio e magnesio, oltre che silicio ed ossigeno, che forma delle catene di tetraedri silicatici, che sono elongate, diciamo, in una direzione basso verso alto, associata a quella che è una morfologia tipica di un cristallo di questo genere. Di diossido che è normalmente elongato nella direzione di allungamento delle catene dei tetraedri silicatici, che sono poi inframmezzate da ioni calcio e magnesio che li tengono insieme. Dopodiché passiamo alla seconda parola chiave, le vibrazioni, no? Si dice che in natura tutto quanto vibra, e questo è fondamentalmente vero, non è vero soltanto nell'ambito dei cristalli, ma molte descrizioni della fisica moderna fanno riferimento a vibrazioni di una qualche natura, e anche qui l'approccio della pseudoscienza si ferma lì a parlare di vibrazioni in senso molto vago, e invece il cristallografo, diciamo, chi si occupa di cristalli li sa trattare meglio. Allora, innanzitutto noi vediamo le vibrazioni degli atomi nella struttura, perché ciò che vibra nei cristalli sono proprio gli atomi, che non sono fermi nelle loro posizioni di equilibrio, ma oscillano con determinate frequenze. E noi queste oscillazioni siamo in grado di vederle perché queste oscillazioni sono in grado di interagire con la radiazione elettromagnetica nel campo dello spettro elettromagnetico infrarosso, e assorbono energia laddove la frequenza della radiazione infrarossa coincida con la frequenza di oscillazione del cristallo, degli atomi del cristallo. E lì abbiamo la giadeite, di cui è rappresentata un'immagine della struttura sulla destra, è una struttura cristallina apparente del diossido che abbiamo visto prima, quindi sono sempre delle catene di tetraedri silicatici,
inframmezzate da cationi che sono questa volta il sodio e l'alluminio anziché il calcio e il magnesio. E sulla sinistra abbiamo invece un'immagine di quello che è lo spettro Raman. Lo spettro Raman è uno spettro vibrazionale, cioè ci fa vedere le frequenze con una serie di picchi. Ognuno di quei picchi corrisponde a una certa frequenza. Qui, anziché dare la frequenza, normalmente gli spettroscopisti danno un altro numero, che è il cosiddetto centimetro alla meno 1, il numero d'onda misurato in centimetri alla meno 1, che è parente stretto delle frequenze. Ed ogni picco corrisponde ad una frequenza vibrazionale di un particolare modo del cristallo. Qui, per esempio, è indicato un modo intorno ai 1050 centimetri alla meno 1, e quello che vedete in alto è con la freccia che lo collega, questo picco a 1050 centimetri alla meno 1, che è collegato a questo modo vibrazionale, in cui vedete degli atomi che si muovono. Quelli in blu sono gli ossigeni, quelli in rosso sono il silicio, e abbiamo uno stretching, cioè un allungamento, un accorciamento in sincrono dei legami silicio-ossigeno. Quindi noi non soltanto siamo in grado di vedere le vibrazioni, a quale frequenza avvengono, qual è l'intensità con la quale queste vanno ad interagire con la radiazione elettromagnetica, ma siamo anche in grado di capire quali sono i moti vibrazionali che sono coinvolti in ogni tipo di vibrazione. E ogni picco che vedete in quello spettro vibrazionale corrisponde a un modo vibrazionale diverso. Quindi non è solo un dire esistono le vibrazioni, esistono gli atomi in una struttura cristallina che vibrano, ma è caratterizzarli da un punto di vista quantitativo. Quindi io poi sottolineo la parola quantitativo, cioè essere in grado di vedere quali sono le frequenze e vedere anche quali sono i moti coinvolti, chiamiamo modi normali di vibrazione, i moti coinvolti degli atomi nella struttura che danno luogo a quei segnali nello spettro. Questo è un altro esempio, questa è la coesite, un'altra fase della silice. Prima abbiamo visto il quarzo all'inizio, e questa, la coesite, è un'altra struttura che ha pur sempre formula cristallochimica SiO2, e avete anche qui lo spettro vibrazionale, lo spettro Raman della coesite. In basso avete in nero lo spettro sperimentale, e in alto invece in rosso, shiftato un po' verso l'alto, avete lo spettro calcolato. Non calcolato come? Calcolato utilizzando la meccanica quantistica, questo lo vedremo tra un po', e vedete che c'è una rispondenza molto precisa tra lo spettro calcolato e lo spettro sperimentale. Quindi noi non soltanto siamo in grado di vedere sperimentalmente le vibrazioni, ma siamo anche in grado di calcolare le vibrazioni, quindi andare a predire che la coesite deve vibrare secondo certi modi, che hanno determinate frequenze. E sulla tabella che avete a sinistra avete la prima colonna, quel exp, sta per i numeri d'onda sperimentali dello spettro della coesite, e nella colonna di destra invece avete il calcolato, lo spettro calcolato, e guardate in particolare la colonna a 300 Kelvin. Kelvin, 300 Kelvin sta per la temperatura, noi diamo normalmente la temperatura in Kelvin anziché in centigradi, ed è una temperatura un po' più elevata, diciamo, della temperatura ambiente odierna, quindi siamo intorno ai 27 centigradi. E vedete quei numeri che ci sono scritti rappresentano proprio le frequenze vibrazionali date in termini di numeri d'onda, che sono molto vicine a quelle che poi si osservano nella realtà. Quindi avete per esempio quel picco a 519 centimetri alla meno 1, esattamente equivalente sia per quanto riguarda l'esperimento sia per quanto riguarda il calcolo. Quindi siamo in grado di fare dei calcoli molto molto precisi. E anche per quanto riguarda le intensità, cioè le nostre interazioni di questi modi vibrazionali con il campo elettromagnetico, siamo in grado di riprodurle col calcolo, sempre utilizzando la meccanica quantistica, in maniera molto accurata. Ultimo esempio di spettri vibrazionali, questa è l'albite, è uno di quei feldspati che fanno parte anche del granito, quella roccia che abbiamo visto all'inizio, no? Dentro ci sono dei cristalli di feldspato. Questo è un particolare feldspato che ha, oltre al silicio e l'ossigeno, anche sodio e alluminio, e lì avete sotto ancora lo spettro misurato, sperimentale dell'albite, in alto avete invece, scusate, il contrario, sotto avete lo spettro calcolato, in alto avete quello sperimentale, e lì avete rappresentato anche quello che è il modo vibrazionale dell'albite che dà luogo a quel picco di più alta intensità nello spettro, centrato intorno ai 500 centimetri alla meno 1. Avete l'animazione di quel modo vibrazionale nella figura animata che sta a destra.
Quindi vibrazioni, non soltanto una parola, ma un qualche cosa di ben più strutturato che a livello scientifico siamo in grado di calcolare, a livello pseudoscientifico ci sfermiamo all'esistenza della parola senza neanche caratterizzarla meglio. Adesso queste vibrazioni sarebbero associate nell'immagine, diciamo, della pseudoscienza delle energie, energie che poi, secondo loro, secondo gli pseudoscienziati, secondo questi cristalloterapeuti, no, dovrebbero essere in risonanza con le nostre energie interne e portarci a un particolare benessere se noi associamo il cristallo a zone particolari del nostro corpo, se li mettiamo sulla testa magari fa passare il mal di testa. Però cosa si intende con energia? Allora questo è il punto, no? La pseudoscienza parla di energie e noi tutti parliamo normalmente di energie nel linguaggio comune colloquiale. Però in ambito scientifico in realtà con energia si intende qualche cosa di assolutamente meglio definito, di preciso e rigoroso. Non è che il termine energia lo si usa in termini colloquiali, gli si dà un significato. Allora proviamo a vedere che cos'è l'energia. Allora l'ho fatto, ho costruito questa slide per cercare di spiegare che cosa sia l'energia dal punto di vista scientifico nel giro di pochi minuti. Quello che ho costruito è una simulazione in scala, ma realistica, di quello che è un pendolo che vedete rappresentato sulla sinistra, quell'animazione che avete sulla sinistra. Pendolo è in questo caso una simulazione di un pendolo che è una massa di un chilogrammo attaccata ad una corda di lunghezza 3 metri che oscilla con un'ampiezza di circa 10 gradi. E osserviamo un suo moto, una traiettoria spazio-temporale che la massa da un chilogrammo percorre nello spazio, no? Allo scorrere del tempo. Si tratta di una oscillazione anche quella, un'oscillazione che avviene con una certa frequenza, in questo caso nel calcolo avviene una frequenza di 0,288 Hz, cioè centimetri, secondi alla meno 1, no? Quindi un periodo di 3,47 secondi. Allora, nel tempo il nostro pendolo oscilla così come oscillano gli atomi all'interno di una struttura cristallina, anche se in quel caso le frequenze correlate sono molto più elevate. Nel caso delle oscillazioni degli atomi nella struttura cristallina, le frequenze sono dell'ordine di 10 alla 12, 10 alla 14 Hz, siamo invece a una frequenza molto bassa. Ma la fisica è fondamentalmente la stessa. Allora, qual è il compito della fisica? Il compito della fisica è descrivere quella traiettoria spazio-temporale, no? La nostra massa si sposta nel tempo con una certa legge, seguendo un certo orientamento, e il compito della fisica è riprodurre, allo scopo di spiegare, quello che è il moto del pendolo. Allora, per far questo si usa un'equazione del moto, è quella che è rappresentata in alto a destra, e quella è l'equazione del moto di Lagrange, scritta per l'occasione, diciamo, per il nostro pendolo, no? Lagrange è stato anche uno dei soci fondatori di questa accademia. E vedete che in quell'equazione, un'equazione si dice differenziale, perché comporta delle derivate, e le variabili, avete delle variabili teta e teta punto. Teta è nient'altro che l'angolo con cui, a cui diciamo, il pendolo viene a trovarsi istante per istante, e teta punto è la velocità di quell'angolo, cioè la derivata dell'angolo rispetto al tempo. Quanto l'angolo varia velocemente nel tempo. Poi avete quindi una derivata rispetto al tempo di questa derivata di quella L grande, quella si chiama funzione lagrangiana, su cui dirò qualcosa tra poco, derivata della lagrangiana rispetto alla velocità, quel teta punto, meno la derivata della lagrangiana rispetto a quel teta, è tutto uguagliato a zero. Allora, cos'è la lagrangiana? La lagrangiana è una funzione, in questo caso, di teta e teta punto, cioè della posizione angolare del pendolo e della sua velocità, che mi dà la corretta traiettoria spazio-temporale. Quindi non abbiamo bisogno di inventarci granché nella definizione della lagrangiana. È semplicemente una funzione che, messa all'interno dell'equazione di Lagrange, mi restituisce l'esatta traiettoria spazio-temporale del pendolo. E io in effetti ho risolto l'equazione del pendolo e ho dato la sua rappresentazione animata sulla sinistra, proprio risolvendo l'equazione di Lagrange. Quindi la lagrangiana viene fuori da lì, è quella funzione che mi restituisce la giusta, la corretta traiettoria spazio-temporale, quella che osserviamo sperimentalmente, osservando un pendolo. Dopodiché sulla lagrangiana facciamo una piccola manipolazione matematica, piccola dal punto di vista tecnico, concettualmente una trasformazione abbastanza importante,
che si chiama trasformata di Legendre. Noi prendiamo la lagrangiana e facciamo questa operazione di trasformazione, trasformazione matematica, e otteniamo una nuova funzione che viene chiamata funzione hamiltoniana. Il valore della funzione hamiltoniana non è nient'altro che quello che chiamiamo l'energia, in questo caso l'energia del pendolo, che equivale nel nostro caso a 0.447 joule. Quindi cos'è l'energia? L'energia è il valore assunto dalla funzione hamiltoniana, la quale a sua volta è la trasformata di Legendre, una funzione lagrangiana, che introdotta nell'equazione del moto di Lagrange mi riproduce l'esatta traiettoria spazio-temporale del pendolo. E questo vale in qualunque caso, in qualunque ambito, vale anche nel caso delle vibrazioni dei cristalli, degli atomi dei cristalli. Quindi l'energia è quella cosa lì, non è un qualche cosa di differente, di vago, ma è qualche cosa di estremamente preciso. Dopodiché l'unica differenza che abbiamo rispetto al caso atomico delle vibrazioni degli atomi dei cristalli è che dobbiamo tradurre tutto quello che vedete scritto lì, che è scritto diciamo in un ambito classico, non quantistico, dovete tradurlo nell'ambito della meccanica quantistica se volete ottenere le esatte frequenze vibrazionali e altre caratteristiche del moto degli atomi nei cristalli. Ma dal punto di vista logico non cambia assolutamente niente. E qui adesso viene il discorso della meccanica quantistica, no? Allora, tutti questi conti sono fatti usando la meccanica quantistica. E la meccanica quantistica, per parlarne, bisognerebbe perlomeno studiarla, mentre invece molte pseudoscienze, diciamo cosiddetti pseudoscienziati che parlano pseudoscienza, non la studiano per niente e anzi, diciamo, fraintendono e fanno loro certi concetti della meccanica quantistica e li adattano un po' per parlare di cose che non hanno alcun fondamento. Esistono in effetti degli aspetti della meccanica quantistica, non dico misteriosi, ma che sono ancora oggetto di discussione oggi tra scienziati, e che sono aspetti che fanno, diciamo, riferimento ad alcuni aspetti, a questioni interpretative della meccanica quantistica. Se cercate sul canale YouTube qui dell'Accademia, troverete molte conferenze dedicate alla meccanica quantistica, quindi per chi voglia farsi un'idea può andare a vedersi quelle conferenze, no? Però ci sono tutta una serie di questioni di carattere fondamentale che attengono a aspetti interpretativi della meccanica quantistica e non tanto i risultati che si possono ottenere con la meccanica quantistica. Io faccio più riferimento in questa conferenza a quelli che sono i risultati, senza andarmi a preoccupare troppo di quelli che sono alcuni aspetti interpretativi. Quegli aspetti interpretativi che sono certamente importanti, ma che non rivestono la totalità della meccanica quantistica, come dicevo, sono oggetto di discussione tra scienziati e vengono male interpretati da chi vuole propalare certe idee, sostenendo un certo relativismo culturale anche in campo scientifico che in realtà non ha alcuna ragione d'essere. Per cui, per esempio, ritengono che la realtà oggettiva, fattuale, sia frutto dell'interazione di un osservatore, che quindi sia l'osservatore medesimo che determini la realtà e non il contrario, che in realtà non è affatto vero, no? Chi vi parla anche di aspetti fondamentali di meccanica quantistica è ben lungi dal sostenere delle cose di questo genere. Noi siamo invece più pratici e sfruttiamo l'intero impianto matematico della meccanica quantistica per fare dei conti che sono fattibili soltanto se utilizziamo questo tipo di meccanica in luogo della meccanica classica. La meccanica quantistica è venuta fuori da ragioni molto pratiche ed erano conseguenti all'osservazione di tutta una fenomenologia, e questo è successo essenzialmente alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, diciamo, c'era tutta una fenomenologia che non poteva essere compresa utilizzando la meccanica classica e si è dovuto fare il salto ad un paradigma differente, a un costrutto, un impianto matematico completamente differente rispetto al classico, che poi è stato in grado di riprodurre esattamente quelli che sono i dati sperimentali, quelli che abbiamo visto per esempio in termini di vibrazioni degli atomi. Quindi senza usare la meccanica quantistica noi non saremo in grado di andare a calcolare nulla di quelle vibrazioni, otterremo dei risultati che non hanno nessun senso nel confronto con lo sperimento. E normalmente si dice che la meccanica quantistica serva soltanto a livello pratico per andare a fare dei conti di grandezze a livello atomico. In realtà non è così, la meccanica quantistica ha un impatto su tutto ciò che abbiamo intorno. La materia
a livello macroscopico si comporta così perché è costituita da atomi, i quali a loro volta soddisfano alle leggi quantistiche, o meglio ancora soddisfano a delle equazioni del moto che non sono in grado di riprodurre l'esperimento, a meno che non si vada su un formalismo. Allora qui faccio vedere qualcosa, no? Per esempio di grandezze macroscopiche. Qui per esempio abbiamo la compressibilità, o meglio l'incompressibilità del cristallo, cristallo di quarzo, cioè quanto il cristallo si comprime in volume quando applichiamo una pressione. La compressibilità o bulk modulus è dato da una grandezza che si misura alle dimensioni della pressione, qui misurata in gigapascal, e abbiamo una variazione di questo coefficiente di compressibilità al variare della temperatura. E usando la meccanica quantistica siamo in grado di andare a calcolare questa compressibilità e poi andarla a confrontare con quella che misuriamo sperimentalmente. Allora lì abbiamo due serie di punti, abbiamo in serie di punti in nero che rappresentano i dati sperimentali e in rosso invece quelle stelle in rosso rappresentano i dati calcolati ad ogni valore di temperatura di questo coefficiente. È un dato quantistico, un dato di calcolo, quello segnato in rosso, che si confronta perfettamente con quello sperimentale. Quindi vuol dire che la meccanica quantistica è stata abile, è stata utile ed efficace nel andarci a determinare questa grandezza che è di natura macroscopica. Non andiamo a vedere direttamente gli atomi quando noi facciamo un esperimento, ci limitiamo a osservare quanto un cristallo macroscopico diminuisca di volume nel momento in cui andiamo ad alzare la pressione e al variare della temperatura. Questo è un altro grafico, un altro serie di dati sperimentali confrontati con il calcolo. Questa è l'entropia, una di quelle grandezze fondamentali della termodinamica, direi di tutta la fisica, l'entropia del quarzo. E anche qui abbiamo un confronto tra il calcolo quantomeccanico rappresentato dalla curva in nero e dei dati sperimentali che vengono fuori da appunto esperimenti molto accurati fatti nell'82 da questo Richet, che è uno scienziato parigino. Allora vedete che la curva nera passa abbastanza attraverso gli asterischi, le stelle in nero, che rappresentano appunto l'esperimento. Poi abbiamo un'ulteriore curva di natura empirica, l'HP2011, quel tratto punto in rosso, che è anche di derivazione sperimentale. No? Quindi anche qui abbiamo un calcolo quantistico che parte quindi dai principi primi. Questa entropia è essenzialmente determinata dalle vibrazioni degli atomi del cristallo e quindi otteniamo una grandezza macroscopica che poi andiamo a confrontare con il dato sperimentale e abbiamo una rispondenza quasi perfetta. Quindi vuol dire che la meccanica quantistica e quindi i nostri modelli, al di là di quelli che sono le chiacchiere pseudoscientifiche, funzionano piuttosto bene. Dopodiché, di queste quantità, noi non ce ne facciamo soltanto, non le utilizziamo soltanto a livello interpretativo, nel senso che abbiamo una serie di dati sperimentali e vogliamo spiegarli su base scientifica. Molte volte con la scienza si vuole anche predire qualcosa di nuovo, non soltanto interpretare l'esistente, ma andare a fare delle previsioni. Questa è una differenza fondamentale rispetto alla pseudoscienza, che non prevede nulla. La pseudoscienza, poi vedremo nella slide conclusiva, si limita a fornire delle spiegazioni fantasiose ad hoc di certi fenomeni, ammesso che i fenomeni esistano. Invece con la scienza noi andiamo normalmente a prevedere qualche cosa di nuovo che poi deve essere eventualmente verificato sperimentalmente. Allora questo per esempio è un caso in cui si fa uno studio di un cosiddetto campo di stabilità in un diagramma pressione-temperatura di una nuova fase minerale che si chiama Jeff Benite, che è stata scoperta già da alcuni anni in realtà in diamanti che provengono dal mantello profondo, diciamo a profondità superiore ai 700 km, e che ha una formula chimica, una stechiometria che è uguale a quella del piropo, il quale è un altro granato di simmetria cubica. Invece questa Jeff Benite è quella che viene chiamata un granato tetragonale. Allora si sta cercando di studiare perché la Jeff Benite si forma e quindi in quali condizioni e da dove arriva esattamente, no? All'interno di questi diamanti che arrivano in superficie. E la termodinamica necessaria per fare questo tipo di calcoli ancora non è stata determinata sperimentalmente. Quello che possiamo però fare è sfruttare la meccanica quantistica, e quindi esattamente come ho fatto nel caso del piropo e quindi del quarzo, no? In cui vado a calcolare l'entropia e il bulk modulus, possiamo fare la stessa cosa per la Jeff Benite e andare a calcolare quindi quella che è la sua energia libera e grandezze di questo genere.
e andare quindi a determinare dove potrebbe essere il suo campo di stabilità in un diagramma a pressione e temperatura. È un dato in anteprima, ci stiamo lavorando proprio in questi mesi, è un dato in anteprima, no, che è una previsione, no, di un calcolo di natura quantistica che poi dovrà essere corroborata da osservazioni sperimentali e potrà essere utile per andare a chiarire l'origine di questo geosfenite, il perché si forma soltanto in quei diamanti e non in altri. Quindi, slide conclusiva, no? Tanto per riassumere, allora, la differenza rispetto alla pseudoscienza, una delle differenze principali al primo punto è che mentre diciamo, le pseudoscienze non sono basate essenzialmente su quella che è l'osservazione della natura, ma sono dei discorsi abbastanza fantasiosi, la scienza si basa sull'osservazione dei fatti e nel farlo e nello spiegarli utilizza un linguaggio che è preciso e assolutamente rigoroso, l'abbiamo visto nel caso per esempio dell'energia. Ogni termine che si utilizza deve essere, all'interno del linguaggio scientifico, deve essere estremamente preciso e ben definito. La trattazione scientifica, a differenza di quella pseudoscientifica, è quantitativa, nel senso che a ogni grandezza dobbiamo associare un numero, altrimenti non si va da nessuna parte, altrimenti sono soltanto chiacchiere, e ogni grandezza, appunto quantitativa, deve essere anche suscettibile di misurazione sperimentale, almeno in linea di principio, no? Dobbiamo essere in grado di fare degli esperimenti che misurino quella grandezza che è stata inventata con certi scopi. Invece, a livello pseudoscientifico, questo non c'è. L'interpretazione e la spiegazione di un qualunque fenomeno che venga osservato, e sottolineo che venga effettivamente osservato, non che sia frutto di aneddotica per cui non si sa se il fenomeno esista o non esista, ma l'interpretazione e la spiegazione scientifica è fatta sempre sulla base di modelli che sono estratti da teorie, che sono valide non soltanto nel contesto entro il quale esiste il fenomeno, ma in un contesto molto generale, generalmente in un contesto molto più generale, no? Quindi nel contesto dell'intera chimica e dell'intera fisica, no? In quei calcoli che vi ho fatto vedere c'è l'intera chimica e l'intera fisica, non è che quei calcoli sono stati sviluppati a partire da modelli che hanno un senso soltanto per spiegare le vibrazioni degli atomi in una struttura cristallina, ma fanno parte, diciamo, dell'intero bagaglio chimico e fisico. E proprio la teoria è quello che costituisce un ponte, no? Un collegamento tra tutti i fenomeni che si osservano. La teoria quindi ci consente di collegare tra loro, di costruire relazioni tra i vari fenomeni, altrimenti se non ci fosse una teoria alla base, l'intera scienza sarebbe nient'altro che un elenco molto lungo di fatti più disparati scollegati tra loro, e sarebbe anche piuttosto poco interessante e noioso da studiare. Invece abbiamo le teorie che collegano tra loro tutti questi fatti. La pseudoscienza, come è scritto lì, è basata normalmente su narrazioni fantasiose, fantastiche, che sono costruite ad hoc per spiegare un singolo fenomeno alla volta, e normalmente, e a volte, non sempre così, ma a volte quei fenomeni in realtà non esistono nemmeno, non sono mai stati osservati. Tipicamente la cristalloterapia non ha un'evidenza fattuale, non esiste una clinica della cristalloterapia in cui si è visto con sistematicità, si sono raccolti dati con sistematicità per cui l'applicazione di un certo cristallo in una parte del corpo migliora certe condizioni fisiche. Questo non esiste, non è mai stato validato sperimentalmente. Ciò nonostante, a prescindere dal fatto che non esista un'evidenza clinica, si costruiscono persino delle teorie dietro assolutamente fantasiose che vorrebbero spiegarvi i fatti non esistenti. L'ultimo punto è che, appunto, come dicevo prima, la teoria scientifica deve anche avere una previsione, deve essere anche in grado di produrre delle previsioni quantitative, quindi la scienza attraverso i suoi modelli fa delle previsioni di ciò che dovrebbe accadere, poi dopodiché si vanno a fare delle misurazioni o dei nuovi esperimenti per vedere se le cose previste accadono effettivamente. Nel caso in cui le cose accadano ma si discostino nei valori numerici dell'esperimento dalla ciò che è la previsione della teoria, la teoria o il modello va rivisto, no? Questo è il modo normale con cui gli scienziati lavorano, applicano teorie, vedono i risultati, li confrontano con l'esperimento. L'esperimento ha sempre ragione, se l'esperimento dà dei risultati che non sono in accordo con la teoria viene cambiata e si va avanti così fin tanto che non si arriva a una convergenza tra esperimento e teoria. Invece l'approccio pseudoscientifico, per come è costruito, sulla base di chiacchiere, senza nulla di quantitativo, pura fantasia, non costruisce nulla che abbia la benché minima capacità predittiva.
normativa, e questo è uno degli altri punti di grossa discordanza rispetto all'approccio scientifico. Va bene, con questo termino e vi ringrazio per l'attenzione.